Decine di migliaia di spettatori sono presenti a Ipswich per la disputa del più classico dei derby. Ecco Sua Maestà Elisabetta e la regina madre che fanno ingresso nell'ippodromo. Anche la regina d'Inghilterra, come tutte le signore eleganti, fa sfoggio di originali cappellini primaverili. Il favorito della corsa è Moutier, ma ecco che scattano i nastri e i 28 cavalli si proiettano in avanti nella speranza di conquistare l'ambita vittoria. Il tratto iniziale è in sensibile ascesa e Dual precede Supreme Verdict, Pinson e Cipriani. La gara è aperta a tutti i risultati, ma è ancora Dual che conduce con ai fianchi Bontaus e Sovrango. A questo punto avviene il colpo di scena. Psidium, guidato dal famoso fantino francese Roger Poincelet, esce di prepotenza al largo e infila in rapida successione il gruppo di testa, vincendo per due lunghezze l'appassionante corsa. Un derby veramente a sorpresa. Il vincitore ha pagato 66-1.